A titolo italiano assoluto, già mezzo nelle tasche di Cerrato, specialmente dopo l'annunciata rinuncia di Tabaton ad alcune gare, ad iniziare dal Targa Florio, la lotta per la conquista del gruppo N acquista un maggior grado di interesse. Il titolo tricolore, riservato alle vetture strettamente di serie, è sicuramente ricco di significati e proprio per questo vede in lizza piloti di primissimo piano e di indubbie capacità, che giocano le loro possibilità di successo anche attraverso la partecipazione a gare valide per il CIR a coefficiente minore. Testimonianza di questo sono le ottime posizioni in classifica generale di gruppo di Fassina, secondo grazie anche ai punti conquistati al Ciocco, e di Bentivogli, terzo assoluto, con gli stessi punti di Cunico ottenuti con due primi posti di gruppo al Ciocco e al recente rally dell'Emilia. La classifica generale dopo il rally dell'Emilia vede in testa Vicario con la Lancia Delta integrale della 4 rombi, seguito da Fassina, Sierra Cosworth a soli 4 punti di distacco, 112 contro 116 del primo, e dalle altre due serie a Cosworth di Cunico e Bentivogli, fermi in classifica a quota 80. Il Costa Smeralda ha sensibilmente rilanciato le quotazioni di Luca Vicario, che nella gara sarda si è ritrovato con la vittoria in tasca proprio all'ultima speciale, grazie al ritiro di Pier Giorgio Deila, che per tutto il rally aveva tenuto il comando del gruppo. È stata molto sofferta perché a metà della seconda tappa io ho rotto il cambio, non avevo più la prima e quindi ho dovuto fare circa 12 prove partendo in seconda e tutto quello che ne consegue. In questo momento ti ritrovi in testa a un campionato, i tuoi programmi prevedono una partecipazione completa a questo campionato. Ecco, questa partecipazione grazie alla vittoria dell'anno scorso nel trofeo Fiat. Sì, esatto, grazie alla vittoria del campionato dell'anno scorso mi è stato offerto questo programma con la partecipazione a tutte le gare del campionato italiano a coefficiente alto, cioè 3, 4, 5, 6. E appunto ci sono in tutto 11 gare in programma, poi bisogna vedere un po' con i programmi della scuderia cosa intendono farmi fare. Cunico fermo, fra l'altro si ripete un attimo la storia dell'anno scorso, fermo all'ultima speciale anche Pier Giorgio Deila, che aveva un attimino dominato tutta la gara nel gruppo. Sì, esatto, praticamente questa gara qua l'aveva vinta lui, è stato molto sfortunato all'ultima prova, gli si è rotto un mozzo a 6-7 km dalla fine prova. E diciamo che sì, la mia vittoria è stata così, col morale sono ancora al secondo posto, poi è venuta questa vittoria un po' fortunata, senz'altro. A volte però nell'automobilismo ci vuole questa parentesi. La gara sarda ha messo anche in luce le doti di guida del miglior pilota che l'isola abbia mai dato ai rally, quel Carlino che già nelle passate edizioni si mise in luce ottenendo ottimi piazzamenti assoluti di tutto rilievo. Alla fine per lui c'è stato un ottimo terzo di gruppo. Beh, la prima tappa l'insegna del risparmio del mezzo, perché sappiamo che noi privati in gruppo N abbiamo grossi problemi. Non abbiamo possibilità dei pezzi di ricambio che hanno magari gli ufficiali e via andare. Quindi anche se abbiamo camminato dove si poteva camminare, abbiamo risparmiato il mezzo dove era necessario risparmiarlo. Il prossimo appuntamento del CIR, il Targa Florio, sembra dover favorire le caratteristiche di potenza delle numerose Sierra in gara.
Tutti e tre i piloti con questa macchina, nelle alte posizioni di classifica, Cunico, Fassina e Bentivogli, prenderanno parte alla gara siciliana nel tentativo di raggiungere e superare Vicario.